I tagli imposti dalla manovrina approvata dal governo centrale riducono le prestazioni del pubblico e rilanciano il privato. L'onorevole Ruta è critico con il PD. Il tratturo al centro di un protocollo di intesa sottoscritto da 3 regioni, dall'Abruzzo, Puglia e dal Molise stesso a Colle d'Anchise, è stato firmato l'atto che tutela e valorizza i tratturi. L'Università del Molise e l'INAIL associati nella formazione di giovani laureati con competenze sulla sicurezza del lavoro prende il via il secondo master formativo. I pescatori aspettano ancora le indennità del fermo pesca del passato biennio, contestano i ritardi e il prossimo stop biologico utile per il ripopolamento ittico. Buonasera dalla redazione giornalistica di TLT, apriamo con la cronaca. È stato assicurato alla giustizia oggi a Campobasso un uomo di 36 anni socialmente pericoloso in esecuzione di una ordinanza di sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nei giorni scorsi, nelle campagne di Termoli, l'uomo si era reso responsabile di furto aggravato rubando rotaballe di fieno con l'utilizzo di un autocarro. Il 36enne si trova ora recluso in una cella del carcere di Larino. A distanza di diversi mesi, 4 uomini della provincia di Foggia sono stati individuati dai carabinieri quali gli autori di un tentato furto in un negozio di materiale elettrico a Petacciato. I fatti di cronaca risalgono al dicembre scorso. Inizia domani a Termoli il servizio gratuito di navette per il trasporto dei bagnanti al mare. Gli autobus partiranno dal parcheggio del cimitero e dal terminal e accompagneranno gratuitamente i cittadini e turisti sul lungomare nord e sud della città. Le navette circoleranno dalle 8:30 alle 19:15. La sanità pubblica del Molise è sempre più smantellata. Molto critico il senatore Roberto Ruta nei riguardi della giunta regionale che ha spianato la strada agli istituti privati. Oggi il parlamentare ha incontrato la stampa. Ascoltiamolo. Una forzatura alla legge passata al governo voluta dall'attuale presidente della giunta Frattura, legge sulla quale i politici molisani in questo modo hanno voluto evitare eventuali ricorsi al TAR. Mai, semplicemente mai. Avrei partecipato con il mio voto a sancire l'approvazione del piano operativo sanitario del Molise che smantella pezzi importanti della sanità pubblica per favorire una privatizzazione che non ha precedenti né in Italia e nel Molise. Dopo 3 anni viene elaborato un piano operativo sanitario che vede le strutture private della nostra regione con posti letto fino al 37%. Avevamo ereditato una sanità privata al 30%, la più alta d'Italia, si è scelto di andare in una direzione di maggior incremento della sanità privata a discapito ovviamente e oggettivamente dell'idea di avere una sanità pubblica forte e di qualità. Il piano operativo sanitario regionale è stato approvato con legge dello Stato ed è l'unico piano operativo d'Italia ad essere approvato con legge dello Stato italiano. Perché è un provvedimento amministrativo e non è previsto che sia approvato con legge. Non è una conquista per i molisani, semmai è il contrario. È uno sfregio al diritto dei molisani di poter difendersi dal potere esecutivo secondo le previsioni della legge. I cittadini molisani avevano lo stesso diritto e hanno lo stesso diritto di poter difendersi dal potere legislativo attraverso i ricorsi ai giudici amministrativi. Trasformandolo in legge si tenta con una forzatura di evitare il giudizio di legittimità del provvedimento rispetto alle altre leggi nazionali. Chi ha voluto questa forzatura ha deciso che la tutela dei cittadini prevista dalle leggi dello Stato italiano doveva essere superata. Io non ci trovo nulla da gioire. Il parlamentare rimane nell'area di centrosinistra, ma i rapporti con il governatore Paolo Frattura si sono incrinati ancor più.
L'alternativa al Partito Democratico potrebbe essere dietro l'angolo. Il governo con una legge esautora di fatto la regione Molise dalle decisioni in tema di sanità. Non ci sta il Comitato Bene Comune Veneziale di Isernia che annuncia la costituzione del movimento anche da un punto di vista giuridico. Intanto in Molise il processo di privatizzazione del comparto continua ad andare avanti. Vediamo anche questo servizio. Fare il punto sulla situazione in cui versa la sanità pubblica. Questo l'obiettivo primario del Comitato Bene Comune Veneziale, che ha indetto un'assemblea alla provincia di Isernia. Durante l'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, si è discusso del futuro della sanità molisana, anche alla luce del decreto appena approvato dal governo Gentiloni, la cosiddetta manovrina, che priva la regione dell'autorità di poter prendere decisioni in tema sanitario. Dare risposte sempre più forti a questo degrado della sanità, a questo sfascio della sanità che questa riforma sta portando avanti. La privatizzazione del sistema sta distruggendo un bene comune e noi dobbiamo opporci. Abbiamo intenzione di costituirci da un punto di vista legale come comitato e in questo modo avere la possibilità di poter interloquire anche a livello di Corte di Giustizia, anche a livello di Costituzione, perché il decreto che ha provocato la trasformazione di questo piano sanitario in legge, il decreto a livello di fiducia che si è stabilito per quanto riguarda la finanziaria, perché il nostro presidente Frattura non aveva la forza politica di farla passare localmente e ha avuto bisogno di appoggiarsi su un governo altrettanto debole come quello nazionale. Quindi con la fiducia si è tolto la potestà al Molise di poter decidere quello che deve essere il destino sanitario. Noi riteniamo che questo sia un atto incostituzionale e ci stiamo costituendo legalmente per andare a dare delle risposte. Convergeremo, una volta costituiti come da un punto di vista legale, nel forum a livello in difesa della sanità pubblica di qualità, in maniera tale che cominceremo a poter avere un'azione coordinata, reale e forte anche nel campo legale. Fra l'altro domenica saremo ad Arezzo per coordinarci con gli altri movimenti nazionali, quali quelli toscani, delle Marche, della Campania, oltre che con attuare la costituzione di Paolo Maddalena, perché riteniamo che è importante che questo bene comune che sta per essere distrutto in tutta Italia, qual è il diritto alla salute, vada difeso. Inoltre verranno attuate una serie di iniziative per denunciare tutti i vari disservizi riscontrati dai cittadini nella gestione ospedaliera, come i lunghi tempi d'attesa e la mancanza di posti letto al pronto soccorso. Torniamo alla cronaca nel pienone che si registra in questi giorni nel capoluogo di regione per la festività del Corpus Domini. Non si fermano i ladri intenti a svaligiare appartamenti nel centro cittadino. Gli ultimi colpi sono stati registrati in via Larino e nel quartiere CEP. Nel mirino soprattutto denaro e oggetti preziosi, indagano gli agenti della questura. Due giovani pregiudicati, uno di Serra Capriola e l'altro di Campomarino, sono stati denunciati dai carabinieri per detenzione e spendita di banconote falsificate nel paese di Lupara. I militari, dopo le perquisizioni di rito, li hanno trovati in possesso di banconote da 50 euro contraffatte. A loro carico anche la proposta di divieto di ritorno nel comune di Lupara. Cambiamo argomento. La valorizzazione del tratturo è al centro di un protocollo d'intesa sottoscritto dalle tre regioni interessate, vale a dire Abruzzo, Puglia e Molise. La firma a Colle d'Anchise durante un interessante convegno sul tema delle antiche strade della transumanza. Vediamo. Le antiche strade della transumanza, i tratturi, percorsi per millenni dai pastori e sempre più in degrado per la mancata manutenzione e addirittura erosi dai privati che ne hanno annesso nel tempo parti consistenti ai propri terreni, hanno bisogno di essere rivalutati e soprattutto valorizzati. Tutto nel segno di un'operazione non solo culturale, ma anche di promozione turistica e con un sicuro ristorno economico e di lavoro. Si inserisce qui la firma a Colle d'Anchise di un protocollo d'intesa tra le regioni Abruzzo, Puglia e Molise.
le due regioni oramai si ricongiungono attraverso questa riscoperta dei trattori, la firma di questo protocollo. Ma non solo, la firma di questo protocollo va oltre, valorizzare la strada dei trattori, ripercorrere usi, costumi, storie comuni, insomma, che fanno parte della nostra comunità, della comunità abruzzese, della comunità molisana. E perché no proporre, come è stato fatto per i fiumi, contratti di fiumi, quindi la valorizzazione e quindi l'adozione da parte dei comuni di competenza dei propri territori, la tenuta, la valorizzazione. Trattura non deve essere solo un fatto culturale, che è molto importante comunque, ma noi lo vogliamo far diventare un grande elemento di sviluppo dei nostri territori, della nostra economia proprio, con la valorizzazione dei borghi storici, dei prodotti tipici, delle nostre eccellenze. Oggi firmiamo un protocollo d'intesa storico tra Puglia, Abruzzo e Molise, qui nel Molise proprio, per la valorizzazione di questa autostrada dell'antichità e dello sviluppo non solo culturale, ma in chiave moderna farne diventare un elemento di grande sviluppo proprio economico dei nostri territori. Sinistra Italiana del Molise sostiene la mobilitazione della CGIL in difesa dei diritti del lavoro. Con la conversione in legge al Senato della manovrina, il governo ha reintrodotto sotto altra denominazione i voucher senza alcun confronto con i sindacati. Sinistra Italiana aderisce alla manifestazione di domani nella capitale perché è stata messa in discussione la democrazia del paese e 1 milione di firme raccolte nel referendum nazionale. Secondo master formativo per manager specializzati nella sicurezza sui posti di lavoro. Competenze specifiche e formazione multidisciplinare per giovani laureati. Un connubio tra INAIL e Unimol che si è dimostrato vincente. Vediamo. Andremo a formare una figura che avrà competenze specifiche ma multidisciplinare nella gestione dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il master sarà articolato in 5 moduli didattici e oggi noi partiamo con la didattica, oggi c'è la prima giornata di didattica che appunto verrà svolta presso la sede del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute dell'ospedale Cardarelli. La didattica sarà articolata, come dicevo, in 5 moduli. I moduli riguarderanno sia una formazione di base rispetto a quello che è la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma soprattutto verterà su aspetti legati alla gestione del personale e alla gestione anche delle risorse nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Come ben sappiamo, la sicurezza in ambito lavorativo è qualcosa che viene anche previsto e valutato nei piani della prevenzione, o meglio nel piano della prevenzione nazionale e regionale della Regione Molise, piani 2014-2018. Devo dire che da un punto di vista professionale, diversi di loro hanno avuto dei contratti appunto da aziende importanti, tra l'altro anche da qualche azienda dove avevano svolto parte del tirocinio pratico. Il tirocinio verrà svolto presso aziende di una certa rilevanza, sia come dimensione, sia come impatto economico e sociale su questa regione. Diversi hanno preso appunto, come dicevo, contratti libero professionali, altri hanno avuto addirittura l'occasione fuori regione, in Abruzzo, qualcuno nelle Marche, di trovare una collocazione stabile come assunti, come impiegati appunto. Siamo riusciti a riconfermare l'impegno per dare al territorio un'opportunità di formare personale qualificato per gestire le problematiche, e sono tante, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A questa seconda edizione sono iscritti 10 laureati che hanno l'aspettativa di migliorare la loro qualificazione culturale, formativa e professionale, e l'idea è di qualificare queste persone affinché trovino uno sbocco nel mondo del lavoro, ma soprattutto diano alle imprese e alle organizzazioni delle opportunità per aggredire il problema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e ce n'è tanto bisogno. Targa commemorativa oggi pomeriggio a Fossalto dinanzi alla casa natia dell'artista locale Giuseppe Folchi, a ricordo della figura del pittore e regista nato nel lontano 1911, una iniziativa voluta dalla Proloco e dall'Associazione Culturale Folchi. I pescatori attendono dal Ministero delle Politiche Agricole ancora le indennità del fermo pesca del biennio passato. Proteste e obiezioni per il prossimo fermo biologico nel mare Adriatico. Vediamo.
Federpesca si oppone alla prospettiva di reiterare per quest'estate al periodo di fermo biologico senza che siano state corrisposte alle maestranze le indennità per lo stop nei 2 anni passati, un ritardo che porta all'esasperazione le imprese di tutto il paese. L'interruzione prolungata dell'attività di pesca ha costretto gli armatori a sopportare comunque i costi di armamento del peschereccio. Nessuno potrà impedire adesso il disarmo delle unità da pesca se gli armatori non incasseranno prima le indennità attese da 2 anni, il diktat della Federazione Nazionale. A parere del presidente Luigi Giannini, il fermo delle attività in mare è poco utile perché non ne sono chiari gli obiettivi di conservazione delle risorse ittiche. Una misura che il Ministero delle Politiche Agricole vorrebbe indennizzare per 26 giornate a fronte di un'interruzione di 90 giorni, includendo il fermo tecnico. Non è nemmeno chiaro il meccanismo di erogazione dell'indennità prevista per gli equipaggi, 30 euro lordi al giorno senza una previsione sugli oneri contributivi e un preciso meccanismo di erogazione. Federpesca sostiene l'opportunità di una modulazione dello sforzo di pesca anche per periodi più lunghi, ma che passi attraverso la chiusura di una fascia di rispetto dalla costa, quella deputata alla riproduzione dei pesci e all'accrescimento di taglia. Un fermo che di biologico non ha più nulla, riproposto ogni estate, nei periodi in cui non c'è la riproduzione della maggior parte delle specie ittiche e la chiusura del rappresentante molisano Basso Cannarsa. Una linea condivisa da tutti sul modo di perché non ha senso parlare di... La Confcommercio e il sindacato balneari per i presunti sversamenti del depuratore nel mare di Termoli hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Larino per le ipotesi di procurato allarme dalla diffusione di notizie del Movimento 5 Stelle smentite da dati oggettivi. Infatti, i campionamenti effettuati dall'ARPA attestano l'insussistenza di ogni forma di inquinamento della costa adriatica molisana. Enrico Fratangelo è stato eletto sindaco di Castellino del Biferno per la 4ª volta. Tra i programmi prioritari della sua lista, spazio alla viabilità, occupazione giovanile, politiche sociali e a favore del meridionalismo. Ma vediamo questo servizio. Dopo il commissariamento del comune di Castellino del Biferno, lei per la 4ª volta è stato eletto sindaco. Una vittoria apparentemente facile, ma in effetti è stata molto difficile. Beh, concretamente abbiamo avuto, diciamo così, validi avversari. E secondo lei qual è stato il motivo che ha spinto l'elettorato a rivotarla, non solo a lei ma anche agli altri componenti della lista? Ritengo che abbiano scelto di votarmi evitando di sentire i commenti, perché io non ho avuto un confronto su programmi, non ho avuto un confronto su ideologie. Io mi sono dovuto scontrare con 5 anni di calunnie che mi hanno fatto, 5 anni che purtroppo, per fortuna, sono passati, in cui sono stato anche vessato personalmente, e quindi la gente è stata chiamata a comprendere dove sta il vero e dove sta il falso. Lei però eredita un comune che ha molti debiti. Ed altrettanti crediti, sono molto di più i crediti che ha anziché i debiti, solo che i debiti non si vogliono recuperare per non inimicarsi Tizio, Caio e Sembronio, invece i crediti li hanno rimandati indietro, come il ponte sulla Bifernina e tante altre opere che ancora devono essere appaltate nonostante il finanziamento è stato concesso circa 5-6 anni fa. Molti si chiedono come si può governare un comune senza soldi. Con amore. Quindi secondo lei il cavallo vincente è proprio la dedizione verso questo paese che le ha dato molto? Il cavallo vincente è il popolo, ci ama e noi lo amiamo. Qual è il motivo che l'ha spinta a candidarsi? Per 2 motivi. Uno, per Castellino, perché amo Castellino. 2, per Enrico Fratangelo, perché, come diceva lui, ha speso energie, non ha fatto il politicante ma ha fatto il politico. Voglio ringraziare il popolo di Castellino, perché quando siamo scesi in piazza hanno compreso i nostri programmi, i nostri progetti, e ci hanno apprezzato per questo. Poi voglio ringraziare in primis lui, che ci ha detto: ci dobbiamo riunire, venite qui, e mi ha detto queste testuali parole: dobbiamo recuperare i voti.
perché da persona esperta, da politico, ha capito che qualcosa non funzionava e ci ha mandato in piazza, ma non a tirare lanci, frecce. Andate in mezzo al popolo, spiegate i vostri programmi. Adesso dovrà rimboccarsi le maniche, ci saranno tante cose da fare. Sì, abbiamo una buona squadra, c'è tutta gente che è stata eletta, di cui godo di stima e fiducia, e spero che, penso al più che altro, che sia altrettanto anche per loro. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo forza a sufficienza per poter far risorgere un piccolo comune che 5 anni fa era l'occhiello di una zona, ma soprattutto poteva essere fiero di essere chiamato comune. Oggi questo va recuperato. Terminerà domenica 18 a Campobasso l'esposizione di opere degli studenti del liceo artistico Manzù nelle vetrine delle attività commerciali del centro cittadino. La mostra è alla sua seconda edizione ed è inserita nell'ambito del progetto Diritti e Legalità. Domani a Termoli approda Consultorio in Piazza, evento organizzato dall'ASREM e finalizzato ad offrire ai cittadini visite e screening gratuiti. Vediamo. Domani dalle ore 10 alle 22 in piazza Vittorio Veneto a Termoli approda Consultorio in Piazza, evento organizzato dall'ASRAM e finalizzato per offrire ai cittadini visite e screening gratuiti. La stessa manifestazione ha riscosso successo lo scorso 10 giugno a Campobasso, dove oltre 1000 persone hanno usufruito della possibilità di sottoporsi a visite e screening. L'importanza della prevenzione per migliorare la qualità della vita dei cittadini, da cui l'idea di portare i consultori in piazza insieme al terzo settore, quello del volontariato e delle associazioni. Il tir ambulatorio sarà in piazza per prestazioni di ecografia, pap test, visite senologiche, ecografia senologica e un camper dove sarà possibile effettuare l'ecografia. Ci saranno stand che offriranno informazioni e prestazioni gratuite. La Regione Molise è una delle prime ad aver attivato un programma di screening con l'HPV test per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero. Sabato sarà possibile effettuare anche questo test gratuitamente. La prevenzione delle patologie deve essere fatta andando verso il paziente. L'idea del camper in piazza ha questa valenza. In passato si è fatta prevenzione invitando i cittadini in ospedali o ambulatori oppure raccogliendo materiale organico a domicilio. Il tir in piazza è una buona idea in quanto supera la burocrazia e rispetta maggiormente la privacy. Questo è il successo della campagna in atto. Primo convegno interregionale dedicato al tema sanitario dei nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza oggi a Termoli. Tema centrale del convegno è la visione dell'essere umano emergente dalle nuove ricerche nel campo della salute umana e dai nuovi orientamenti legislativi in ambito sanitario e sociale. Il corso principale di Campobasso in questi giorni di festa per il Corpus Domini si arricchisce di una splendida vetrina, quella relativa alla seconda edizione della manifestazione La città dei misteri tra borghi e tradizioni. Vediamo il servizio. Torna a Campobasso la Expo della città dei misteri tra borghi e tradizioni. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, che per i giorni dei festeggiamenti del Corpus Domini vede 20 comuni promuovere la loro storia, la cultura e le tradizioni dei propri territori. Ogni comune ha a disposizione una casetta di legno situata sul corso Vittorio Emanuele II. Essi sono Baranello, Boiano, Campo di Pietra, Casa Calenda, Colle d'Anchise, Fossalto, Gamba Tesa, Guardia Alfiera, Lucito, Matrice, Monte Falcone nel Sannio, Morrone del Sannio, Oratino, Pedrella Tifernina, Ripa Bottoni, Ripa Limosani, San Giovanni in Galdo, San Polo Matese e Seipino. La manifestazione, voluta ed organizzata dall'assessorato alle attività produttive del Comune di Campobasso, ha trovato l'immediata e positiva risposta da parte degli enti locali. Permette, come afferma l'assessore Colagiovanni, come già successo lo scorso anno, alle comunità di farsi conoscere. L'auspicio è bissare il successo del 2016, con i 20 comuni in primo piano, a fungere da attrattiva alle migliaia di visitatori che si sono fermati agli stand ed hanno preso con entusiasmo tutto il materiale informativo che veniva distribuito.
tra gli stand anche quelli della Regione Molise, della provincia di Campobasso, delle numerose associazioni cittadine di quartiere e l'ambito territoriale sociale di Campobasso. Al Museo Sannitico di Campobasso, immagini dei misteri in mostra, esposizione serale dei disegni di Paolo Saverio di Zinno, utilizzati poi nell'elaborazione delle macchine processionali per la sfilata dei misteri. L'evento preceduto alle ore 17 dalla presentazione del libro di Letizia Bindi, L'animale, il sacro e la mano dell'uomo. Ampio spazio ai giovani musicisti molisani questa sera fino alle ore 24 sul palco allestito in Piazza della Repubblica a Campobasso, ad esibirsi 7 formazioni locali per circa 30 minuti ciascuno, un'ottima occasione per farsi conoscere dal pubblico delle grandi occasioni. E adesso, come ogni sera, la parola alle previsioni del tempo. Vediamo cosa ci dicono. Le temperature odierne sul Molise sono previste tra i 25 gradi di Campobasso e la massima di 30 di Isernia. Poco nuvoloso stellato dalla sera sulla regione, ventilazione variabile, poco mosso il mare Adriatico centrale. Domattina sulle due province cielo coperto con qualche piovasco, valori climatici in leggera flessione, venti da nord. E siamo giunti adesso alle notizie di sport. Manifestazione schermistica di fine anno questo pomeriggio in piazza Monumento a Termoli a cura della locale Accademia della Scherma in pedana le categorie allievi, giovanissimi ed esordienti nel Fioretto. Invece oggi e domani in piazza Municipio a Campobasso sarà interessata da una arrampicata sportiva aperta a tutti su una parete artificiale alta 7 metri. La manifestazione è organizzata dal Club Alpino Italiano e dall'Associazione Orizzonti Verticali. L'Olimpia Agnonese celebra domani sera il mezzo secolo di vita. Al Teatro Italo Argentino è prevista la presenza di Carlo Tavecchio, 50 anni di pallone, di cui 10 ininterrottamente sui campi della Serie D. La serata proseguirà con una festa e musica in piazza Plebiscito. Atletica leggera domani pomeriggio sul campo CONI di Fontana Vecchia a Campobasso si svolgerà la 17ª edizione del Memorial Antonio Manusacchio. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Italiana Arbitri. Sulla pista sono in programma 10 discipline. Le gare inizieranno alle ore 15. Era l'ultima notizia. Vi ringraziamo per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.